Tenuto conto che Ricci su Facebook parlava anche di il patrimonio culturale che dobbiamo rilanciare nella provincia di Pesaro Urbino, poi deturpare così una zona mare non mi sembra una cosa molto intelligente. Decine di persone si sono radunate ieri pomeriggio in Piazza Europa Pesaro davanti alla sede del quartiere Soria per protestare contro l'installazione di una stazione radio costituita da una torre di 30 metri su cui verranno installate 6 antenne, 3 parabole, 7 RFM che consistono in un monitoraggio delle frequenze radio con una comunicazione wireless e nell'area recintata 2 apparati per la raccolta e la propagazione dei dati. A rendere nota la collocazione di questo impianto per la telefonia mobile sono state 4 associazioni ambientaliste che in una nota hanno indicato anche la determina del 22 marzo pubblicata nell'albo pretorio con la quale si autorizza la società Iliad ad installare la maxitorre. L'area prescelta è quella tra via Nobiliore e Lungofoglia Caboto dove c'è un piccolo parco pubblico e un parcheggio circondato da case in cui la densità abitativa è elevata. Il tutto, avevano spiegato, verrà realizzato concedendo l'uso di un terreno di proprietà comunale in cambio di un affitto che in genere è piuttosto cospicuo, si potrebbe arrivare fino a 50.000 euro all'anno. È incredibile, avevano commentato, aggiungendo che la comunità scientifica è concorde sui possibili effetti cancerogeni dei campi elettromagnetici come deficit dell'apprendimento e della memoria e disturbi neurologici, per non parlare dell'impatto paesaggistico in rivolta all'intero quartiere. Non ci siamo solo noi di via Lungofoglia Caboto, ci sono anche le palazzine limitrofe che comunque hanno gli stessi danni ambientali e di salute e via dicendo. Ricordiamoci sempre che le radiazioni possono dare emicrania, insonnia, nervosismo, sono impatti anche dal punto di vista di salute non da poco. Io credo che i terreni comunali siano tanti, presenti in tutta la provincia di Pesaro Urbino, e vedo difficile pensare che non ci sia un altro posto dove collocare un'antenna, cioè non proprio sul lungomare. È un fulmine a ciel sereno, siamo contrari, soprattutto la gente è contraria. Ora bisognerebbe andare nei dettagli, cioè cercare di capire meglio quanto questi possono senza delle autorizzazioni precise. Sta di fatto che loro dispongono di tutti i requisiti previsti dalla legge, quindi i controlli dell'ARPAM, non so quali altri enti, e per cui al momento stiamo verificando, sono, dico la verità, anche in imbarazzo perché io sono nel consiglio di quartiere soprattutto per rappresentare la gente, diciamo che sono l'anello di congiunzione tra la gente e il comune dice di non avere responsabilità, di non essere in grado di contrastare le scelte di Iliad. La gente dice che quello non è il posto giusto per mettere un'antenna e su questo io sono d'accordo con la gente, non è il posto giusto per mettere un'antenna. Ora vedrò assieme all'amministrazione se è possibile fare proposte alternative e cosa si può fare eventualmente per impedire che venga messa proprio in quella posizione, perché è tra le case, non vicino alle case, tra le case.